L'ultimo intervento è quello di Marco Caldiroli. Allora, noi avevamo pensato un intervento a partire proprio dal titolo di intervento a partire proprio dal libro Niente di questo mondo ci risulta indifferente, il libro edito dall'associazione Laudato Si, ma partirei anche dall'appello che ha lanciato Medicina Democratica, penso pochissimi giorni fa, che è un appello che è appunto volto a superare quella che è la necessità di andare oltre l'emergenza e cercare, diciamo, per cercare una svolta decisiva nella gestione della salute e della sanità pubblica in Italia. Il titolo d'appello, se non ricordo male, è La salute non è una merce, la sanità non è un'azienda. L'appello è stato lanciato pochi giorni fa e volevo fare la domanda è in che direzione si sta muovendo Medicina Democratica e quali sono le proposte che sostiene. Ricordo prima di lasciare la parola a Marco Caldiroli che c'è sempre la possibilità di fare le domande sempre in chat, sia su YouTube che su Facebook. Sì, buonasera a tutti. Allora, partirei un attimino dal libro, Niente di questo mondo ci risulta indifferente, perché è una cosa interessante, in particolare se lo vediamo, lo confrontiamo con le proposte Colao. Quelle vanno in una direzione del business as usual, come si dice, mentre quelle cercano di costruire un qualcosa di nuovo e di alternativo. Questo è un libro che era iniziato a venire collettato da molte persone già da diversi mesi e poi si è dovuto trasformare e adeguare, diciamo, tra virgolette, con la pandemia. Ed è potrebbe essere definito una trascrizione, un'evoluzione laica dell'enciclica Laudato Si, perché molti, anche fortunatamente per certi versi, non sono credenti in quel gruppo, e quindi questo dimostra invece una apertura alla discussione di tutti, credenti e non credenti, senza legarsi a delle posizioni precostituite. Il punto centrale che nasce un po' anche con la stessa enciclica è quella della cosiddetta ecologia integrale, che vuol dire, in maniera molto sintetica, mettere assieme la ricerca della soluzione del dissidio tra l'uomo e la natura, assieme a quella del dissidio dell'uomo con l'uomo, cioè della giustizia sociale, e quindi vedere questi due aspetti come integrati appunto tra di loro, che non possono essere risolti. Non si può semplicemente avere una visione ambientale tipo conservatore, di conservazione pura e semplice, ma occorre collocarvi l'uomo in tutte le sue forme, diciamo così, di espressione di carattere sociale. Quindi anche l'uguaglianza, i diritti diventano altrettanto temi di tutela di carattere ambientale. È già stato detto che la pandemia è stata favorita in termini di diffusione, anche di forza e di probabilità dallo spillover, quindi dall'avere trovato una situazione favorevole affinché i virus potessero passare dall'animale all'uomo, e questo è stato sicuramente, gli studi futuri ce lo confermeranno e ci daranno ulteriori dettagli, dovuti alle condizioni di sovrasfruttamento del pianeta e di uso improprio e distruttivo delle sue risorse. Uno dei casi, sicuramente quello più noto, è quello dei cambiamenti climatici, ma io ci aggiungerei a questo una intossicazione letterale del pianeta. Continuiamo a produrre sostanze ai fini consumistici, non di semplice consumo, ma per soddisfare bisogni che non sono spesso assolutamente essenziali, rilasciando poi nell'ambiente, sotto forma di rifiuti, ma non solo, di emissioni e quant'altro, molte sostanze tossiche. Questo, oltre ad aver aiutato il virus a spuntare fuori, diciamo così, dalla sua iniziale realtà, ha anche peggiorato, diciamo così, reso più debole
le persone. È abbastanza intuitivo che un virus che attacca le vie respiratorie ha più facilità ed è più distruttivo quando si trova di fronte a delle persone che hanno i polmoni affumicati dovuti all'inquinamento della Valpadana. E quindi ha avuto questo effetto di ulteriore potenziamento. Non mi stupirei che, ci sono i negazionisti della crisi climatica, che tra un po' qualcuno dirà che in realtà la pandemia è, siccome ci sono ogni tanto delle pandemie, l'uomo non ci ha messo nulla e quindi è stata semplicemente sfortuna, e quindi non c'è in realtà un contributo umano. Sicuramente ci dovremo confrontare anche su questo, come ci dovremo confrontare sulla visione che sta già venendo avanti, lo trovate in giro per il web, che la tecnologia o la scienza, se preferiti, risolverà tutto nell'immediato con un vaccino, e per il futuro, per gli aspetti di carattere ambientale, con degli interventi di modifica dell'economia, pur rimanendo all'interno delle stesse logiche e di economoloro, come diceva Bersani, riuscirà comunque a far quadrare il tutto. E qui entriamo su un discorso che accennava anche Vittorio Agnoletto, sul fatto che la scienza non è neutrale, è a servizio del capitale, tanto per non fare nomi, e che quindi i suoi risultati non sono semplicemente il risultato di una applicazione intellettuale di geni più o meno singoli o collettivi, ma va nella direzione in cui può dare effettivamente un profitto. Lo dico, lo accenno anche qua, solamente, anche quando si parla di, ad esempio, di uno dei problemi principali, quello dell'energia, che è uno dei principali responsabili della crisi climatica, in particolare tramite la combustione di fonti fossili, appunto, per produrre energia. Il dire, parlare di fonti rinnovabili significa, va ben inquadrato, nel senso che oggi si pensa al futuro con una riduzione di emissioni con il tutto elettrico, macchine elettriche, tutto riscaldamento elettrico, però il problema è: questa elettricità poi come la produci? Quali sono le fonti che utilizzi? Perché se semplicemente cambi il combustibile, le cose non è detto che funzionino dal punto di vista concreto. Ricordiamoci sempre che le produzioni sono fatte di materia, quindi anche per le fonti rinnovabili e l'elettrico, anche fatto in maniera corretta, serve materia. Servono terre rare, servono metalli, serve produrre una serie di cose, per cui semplicemente cambiare il nome, diciamo così, tra virgolette, all'energia, non è detto che sia davvero profittevole in termini ambientali rispetto al petrolio. Magari i problemi, anzi, ci sono, già emergono una serie di problemi, non solo adesso nelle miniere, ma nel futuro non solo nelle miniere, che andranno comunque considerati per evitare di passare letteralmente dalla padella alla brace. Il libro cerca in questi modi, con queste premesse, grosso modo, di andare a toccare tutta una serie di temi, dall'emergenza climatica, come dicevo, ai discorsi energetici, ma anche alla contestazione dell'agroindustria, quindi alla revisione della rivoluzione verde fatta di pesticidi, monoculture e quant'altro, ma nel contempo parla di migrazioni, che sono sia climatiche ma anche di carattere economico. L'uomo è sempre migrato, fortunatamente è migrato, altrimenti eravamo ancora in Africa sugli alberi, e questo è un aspetto da tenere conto, nel senso che non può semplicemente essere impedito, ma va governato. Considera c'è un capitolo proprio specifico sugli effetti anche sulla salute, sull'ambiente, della povertà, della ricchezza, della disparità
della distribuzione economica, e poi ovviamente parte con una serie di proposte o comunque di temi all'attenzione, che vanno dall'introdurre il senso del limite, magari qualcuno potrebbe chiamarlo decrescita, dei beni comuni, o magari dell'economia fondamentale. La sanità può essere considerata un'economia fondamentale, in quanto è una delle infrastrutture, chiamiamole così, che ci permette di vivere, su cui poi tutto il resto dell'economia poi si costruisce in un senso o in un altro. Dell'ecofemminismo, dei temi del lavoro. Noi abbiamo vissuto in questo periodo, lo accennava prima l'intervento che mi ha preceduto, il lavoro forzato, dei cosiddetti attività essenziali o considerate tali, tra cui purtroppo c'è stato anche le produzioni militari, sono state considerate essenziali, non si sono fermate neanche 5 minuti. Abbiamo scoperto in maniera estensiva anche l'alienazione e le controindicazioni del cosiddetto smart working, che diventano spesso autosfruttamento, e questo ci dà anche l'idea che il lavoro, per fare un intervento sul lavoro, garantire la sicurezza dei lavoratori in futuro, non bastano il distanziamento, non basta mascherine, sanificanti e quant'altro, ma una nuova idea dell'organizzazione del lavoro stesso, che tenga conto dell'uomo e non semplicemente degli obiettivi di produzione. Questi sono i tanti temi, diciamo così, del libro. Velocemente passo ad alcuni aspetti che abbiamo appunto focalizzato nel nostro manifesto, che è il frutto di una discussione tra oltre 40 associazioni. Noi ce ne siamo fatti carico perché esistiamo dal 76, siamo stati dei protagonisti della riforma sanitaria nazionale del 78, e quindi in qualche modo ci sentivamo in dovere di attivare una iniziativa in tal senso. Questo manifesto, che trovate sul nostro sito, sul sito di tutti quelli che l'hanno condiviso e che hanno contribuito a realizzarlo, parte da un concetto di salute che è già stato accennato, che non è solo quello del benessere psicofisico individuale, ma è il risultato del rapporto tra individuo e il proprio contesto di vita. Se quest'ultimo è malato, se il contesto di vita è malato, il malessere è un sintomo e occorre curare il contesto. Non è possibile che in un contesto inquinato una persona possa aspettarsi di rimanere in salute, e per poter rimanere in salute deve intervenire, occorre intervenire sul contesto inquinato, quindi con la prevenzione, riducendo gli impatti e quanto è. Abbiamo indicato tutta una serie di punti, vado veloce, il servizio sanitario come parte dell'economia fondamentale e quindi come un aspetto su cui lo Stato, il pubblico, deve avere il governo, la predominanza, chiamiamola così, ricostruire una spesa sanitaria adeguata. I LEA devono essere, i cosiddetti livelli di assistenza essenziali, devono essere rimodulati e finanziati sulla base dell'appropriatezza e sostenuti da prove di efficacia. Quello che in cui accennava Vittorio, è inutile avere a disposizione, proporre medicinali da 100.000 euro che aumentano di un mese la vita di una persona. Occorre andare su quegli invece interventi che hanno degli effetti verificati e che hanno sulla qualità e sulla durata della vita hanno un'incidenza reale. La prevenzione deve avere come pendolo la medicina territoriale. Una delle cose che sono mancate in Lombardia, che grazie alle modifiche normative di cui si accennava prima, è stato quello della distruzione, comunque della riduzione della medicina territoriale rispetto all'ospedalizzazione, l'ospedalocentrismo, chiamiamolo così. Cosa che in Veneto è stata fatta un po' meno, anche se ovviamente anche lì si è andati verso la privatizzazione, infatti si è visto che si è riusciti, la risposta è stata migliore in Veneto rispetto alla performance, chiamiamole così, della regione Lombardia. Ma invece il territoriale per noi vuol dire, rifacendoci a una
proposta che fu di Giulio Maccacaro, tra i fondatori di Medicina Democratica, che è quella delle case della salute, che sono un ambito non semplicemente di sommatorio, di ambulatorio a livello locale, ma di momenti in cui quello che era il concetto del socio sanitario nella riforma sanitaria trova la sua applicazione, e lo trova non solo in termini di servizi messi a disposizione delle persone, ma anche in termini di partecipazione delle persone, degli enti locali, alla individuazione di quali sono le modalità per indirizzare l'intervento di carattere sanitario verso l'attuazione del concetto di salute di cui accennavo prima. Sicuramente va superata l'impostazione aziendalistica della ATS, delle ASL, delle aziende sanitarie, e dal monocratismo dei direttori generali, come pure garantire ai lavoratori che si permettono, tra virgolette, di criticare, di evidenziare le criticità di un'azienda, di non essere licenziati seduta stante, o di avere problemi disciplinari, come è successo negli ultimi tempi. Un altro aspetto su cui puntiamo è ovviamente quello, magari non a tutti potrà far piacere, quello dell'eliminazione della libera professione intramuegni, o intramuraria, se preferite, cioè il fatto che anche nel pubblico ci sono queste commistioni di pubblico e di, tra virgolette, privatizzazione della prestazione dei medici, che finiscono per modificare la stessa logica con cui il pubblico dovrebbe operare. E questo non è solo all'interno dei servizi pubblici, ma è anche all'esterno. I contratti collettivi nazionali in cui c'è questo welfare aziendale, che è formato da assicurazioni, fondi sanitari che spostano anche lì verso il privato, sono degli aspetti che devono essere superati per, se vogliamo, mantenere l'universalismo e l'uguaglianza di accesso anche alle prestazioni sanitarie, tanto più quelle di carattere preventivo. Occorre intervenire nell'ambito della formazione universitaria delle specializzazioni, non entro nel merito. La salute della donna va promessa a partire dal riconoscimento delle specificità attraverso la medicina e la farmacologia di genere, che in Italia sono ancora una situazione poco conosciuta, così come ovviamente per il riconoscimento dei diritti di pari opportunità in tutti i campi. Occorre una regia centrale, anche se non centralistica, e quindi attenzione, andrà bloccato, a nostro avviso, la cosiddetta regionalismo differenziato, in particolare in sanità. Le reti sanitarie assistenziali devono essere ricondotte a carico del servizio sanitario nazionale. Adesso sono private, anche se finanziate in buona parte dal pubblico. Anche tutta la parte della sanità animale, delle produzioni alimentari dovranno essere revisionate. Il riconoscimento delle malattie professionali nell'ambito lavorativo deve passare dall'INAIL alle USL, perché non è possibile che l'assicuratore, quello che deve pagare le prestazioni, anche quello che dice se una persona ha effettivamente una malattia che può essere tutelata, almeno dal punto di vista della prestazione assicurativa. La tutela della salute dentro e fuori i luoghi di lavoro e dell'ambiente sono connesse e interdipendenti, vanno affrontate in modo unitario. La Medicina Democratica è nata su questa base, dalle lotte del lavoratore per la propria salute e sicurezza nell'ambito lavorativo, i lavoratori che sono usciti fuori, perché erano anche ovviamente cittadini, e sono resi conto che quello che potevano, che subivano in azienda, era anche lo subivano nei luoghi di vita e nell'ambiente in cui vivevano, e quindi le avvertenze non potevano essere legate e fermarsi semplicemente all'azienda, ma dovevano uscire fuori. E su questo sicuramente uno degli aspetti che vanno, a nostro avviso, su cui puntare, che è un nostro vecchio, tra virgolette, cavallo di battaglia, tra virgolette, è quello dell'eliminazione delle sostanze con particolare tossicità come i cancerogeni dagli ambienti di lavoro e quindi anche dagli ambienti di vita. E questo appunto per le premesse che dicevo prima. L'ultima cosa che voglio dire sono sostanzialmente quello: se andate a vedere invece le proposte di Colao,
vanno in direzione appunto opposta. Faccio un esempio: prima si parlava delle responsabilità di Confindustria rispetto alla forzatura nelle attività produttive. Bene, il primo punto delle proposte Colao è lo scudo penale per le aziende, per evitare che le aziende che hanno costretto i lavoratori a lavorare in condizioni di rischio anche di tipo pandemico non possano essere chiamate in giudizio per non aver protetto i propri lavoratori. E il primo punto, ed è ovviamente molto alquanto significativo. Un aspetto invece che c'è ancora più negativo, o altrettanto negativo sempre nella proposta Colao, è questa visione del terzo settore, di cui è in fase di completamento la, tra virgolette, riforma, come un nuovo ulteriormente, perché non è che sia prima era totalmente al di fuori, e un nuovo ulteriormente ambito dove i privati possono, finanziandolo, entrare nel gioco, diciamo così, dei servizi pubblici. Il terzo settore come ulteriore, cavallo di Troia per la privatizzazione di ulteriori servizi, dalla sussidiarietà che Formigone ai tempi spingeva per il terzo settore, le onlus, eccetera, si tende alla surrogazione con però il finanziamento anche dei privati. Per queste cose, il manifesto, ovviamente, noi siamo stati molto contenti e disponibili nel momento in cui Attac ha fatto la proposta di: ok, abbiamo tutti più o meno le idee chiare su cosa non fare e su cosa fare nei diversi ambiti, bene, non solo mettiamoci assieme, ma pensiamo anche a come, a quale percorso percorrere tutti assieme per arrivare a quegli obiettivi. E quindi ovviamente ci siamo in questa partita pienamente. Avremo il nostro primo ambito esterno, che sarà il 4 luglio davanti al Ministero della Salute a Roma, per presentare o comunque diffondere anche al di fuori del web il nostro manifesto, però poi da quel momento lì in poi ovviamente saremo più che disponibili a fare un percorso assieme a voi. Grazie.